liquidità della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Amici telespettatori, vi saluto cordialmente e questa sera noi metteremo il dito sulla grande piaga che si sta sempre più aggravando, che non è solamente la crisi della Fiat, ma è la crisi della Fiat nel contesto di una crisi di dimensioni continentali, per non dire mondiali. Quando oggi le banche si rivolgono alla Fiat e dicono o chiudi o fallisci, qua dobbiamo pretendere che i magistrati si pongano preliminarmente il dovere di rispondere al quesito di fondo di chi è la proprietà della moneta. Perché quando noi cominciamo a dimostrare che la moneta non è di proprietà della banca, e che la banca all'atto dell'emissione, quando presta, truffa la collettività, perché addebita alla collettività il suo denaro, il denaro che è dei cittadini, perché chi crea della moneta non è chi la emette ma chi l'accetta. E allora il problema si pone in termini strategici, non in termini tattici. Quando questi signori dicono io pretendo la restituzione dei debiti, qua dobbiamo dire che non solo noi non dobbiamo restituire i debiti al sistema bancario, ma è il sistema bancario che è il nostro debitore, perché all'atto dell'emissione si è realizzata la grande truffa di aver espropriato e indebitato la collettività facendo leva su un riflesso condizionato, cioè su un'abitudine secolare di dare sempre un corrispettivo per avere denaro. Questo ragionamento è ormai di vitale importanza. Fino a oggi hanno detto la teoria del professor Auriti della proprietà popolare della moneta è un'utopia. Qua il problema non è questione di utopia. Noi stiamo per affogare. Oggi l'Europa si trova alla vigilia di un'esperienza identica a quella dell'Argentina. Quando uno sta per affogare, noi che cosa abbiamo fatto? Ecco il salvagente. La moneta è di proprietà del popolo, quindi le banche non hanno più nessun diritto di credito. Si poteva accettare un certo credito della banca all'atto dell'emissione quando la moneta era basata sulla riserva, perché la banca diceva la moneta è mia perché la riserva è mia e proponeva alla collettività la moneta come titolo di credito rappresentativo della riserva. Dal 15 agosto del 1971 la riserva non c'è più. Quindi da quel momento la banca deve essere pagata come si paga una tipografia, punto e basta. Il credito che ha la banca è quello di una tipografia, grosso modo. Mentre la banca pretende la differenza tra costo tipografico, scritturale e valore nominale della moneta. Questa è truffa. Questa truffa di dimensioni ormai gigantesche, di dimensioni mondiali, va affrontata una volta per sempre. Non ci può più nascondersi dietro il dito del pretesto io ti presti i soldi, no. Oggi dobbiamo chiarire che il debito non esiste. Quando all'atto dell'emissione la banca centrale mette la moneta prestando alla collettività la moneta di proprietà della collettività, carica il costo del denaro del 200%, più gli interessi e le pressioni fiscali andiamo a finire a 260-270%. Questa si chiama usura, primo, si chiama truffa, secondo, terzo, è la causa del suicidio da insolvenza, perché è dimostrato che quando il costo del denaro è di questa entità, la puntualità dei pagamenti è impossibile. Quindi noi abbiamo che il dramma della malattia sociale dilagante del suicidio da insolvenza
oggi è portato alla ribalta con il caso della Fiat. Vogliamo proporre agli operai della Fiat di suicidarsi per stare tranquilli? Questo è quello che ci vengono a proporre le banche quando mettono la Fiat nella scelta tra il fallimento o la chiusura. Qua dobbiamo cominciare a capire che i soldi sono i nostri, che le banche sono un'associazione a delinquere. Questo è il punto centrale. E quando noi abbiamo evidenziato questo, perché abbiamo denunciato il 10 ottobre scorso, abbiamo denunciato Duisenberg per truffa, falsi in bilancio, associazione a delinquere, usura, eccetera. Quindi noi abbiamo denunciato, ci siamo assunti la responsabilità. E quando a suo tempo noi facemmo la prima denuncia l'8 marzo del 93, all'epoca il governatore della Banca d'Italia era Ciampi, attuale Presidente della Repubblica. Non è che noi ci siamo nascosti, noi abbiamo affrontato il problema a viso aperto dal primo giorno. Naturalmente noi possiamo accettare che i governatori delle banche centrali europee, come mi disse il giudice Ettore Torri della Procura della Repubblica di Roma, mi disse: signor Professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, però manca il dolo, perché è stato sempre così, cioè una prassi che si è consolidata per cui la banca si è appropriata della moneta e tutti quanti ormai riconoscono questo fatto. Ora dobbiamo cominciare a capire che anche i sindacati che pretendono di tutelare gli operai, la prima domanda, anche i sindacati sono camerieri dei banchieri? Questa è la domanda che va fatta, perché se non sono camerieri dei banchieri, gli scioperi non vanno fatti per non lavorare, gli scioperi vanno fatti per non pagare i debiti. Noi dobbiamo cominciare a capire che lo sciopero deve essere sciopero dei debitori, non sciopero solamente degli operai, no, di tutti i cittadini. Noi dobbiamo capire che oggi si impone la necessità di una grande rivoluzione monetaria. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri, altrimenti tutte le generazioni che seguiranno la nostra saranno messe nella scelta tra il suicidio e la disperazione, come i fatti ci stanno dimostrando. Quindi qua la domanda che noi abbiamo posto è molto semplice: di chi è la proprietà della moneta? Perché se non si dice all'origine che la moneta è proprietà del popolo, è inutile che seguiamo il dettaglio, perché il popolo sarà sempre costretto a pagare debiti non dovuti. Quindi noi siamo sempre nell'angoscia dell'insolvenza. Il suicidio e l'insolvenza è diventato una malattia sociale. Io posso accettare una certa buona fede da parte dei vecchi governatori delle banche centrali nazionali. Perché? Perché hanno ereditato una moneta che all'origine era regolata col principio della riserva. Quando il cittadino prendeva il pezzo di carta e lo presentava alla banca, poteva chiedere la conversione in oro. Provateci adesso ad andare alla banca, c'è scritto... Non c'è scritto più niente, prima almeno c'era scritto lire 100.000, lire 1.000 pagabile a viso al portatore. Mo no, non c'è scritto più niente, però la regola è rimasta la stessa, perché se non che chi ruba, ruba di nascosto. Ecco che l'euro porta come dichiarazione cartolare il silenzio. Perché quando io rubo in silenzio, allora posso rubare con tranquillità. Abbiamo visto che quando il ministro Tremonti ha proposto di sostituire al simbolo di metallo il simbolo di carta per il taglio da 1 e 2 euro, gli ha detto Duisenberg: guarda che tu perdi il signoraggio che perde lo Stato sulla moneta ed è quella degli spiccioli, cioè delle monete di metallo. Quindi il grosso malloppo se lo frega la banca centrale. La banca centrale non ha più questo diritto, perché ormai né il trattato di Maastricht né altri accordi internazionali riconoscono che la moneta è di proprietà della banca centrale. La banca centrale va pagata come si paga una tipografia, mentre la banca centrale vuole continuare a rubare la differenza tra costo tipografico e valore nominale della moneta. Ecco perché noi sentiamo il bisogno
di fare un grande messaggio. Quando noi diciamo la moneta proprietà del portatore, il SIME che è uscito con queste tre parole, proprietà del portatore, quelle tre parole fanno tremare gli usurai, perché quando l'usuraio capisce che la moneta è di proprietà del portatore, non è più sua, quindi non la può più prestare, quindi non può più indebitare la collettività. Ecco che allora, se noi chiariamo questo, tutti i problemi della Fiat si risolvono. Quindi dobbiamo cominciare a far capire ai dirigenti dei sindacati che, se vogliono veramente salvare agli imprenditori, ai titolari dell'impresa, che se vogliono salvare, ormai qua devono cominciare a tirare fuori i grossi argomenti. Questa è una guerra che si può vincere solo se ci muoviamo a livello strategico, non a livello tattico. Perché il caporale deve fare il caporale, ma il generale deve fare una scelta strategica. Ecco perché noi suggeriamo ai dirigenti della Fiat, noi suggeriamo ai dirigenti sindacali di unirsi per proclamare lo sciopero dei debitori, non lo sciopero degli operai. Noi abbiamo diritto di non pagare le banche, perché le banche ci hanno addebitato i soldi nostri, cioè ci hanno truffato all'atto dell'emissione. Ecco il punto centrale. Davanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Chieti sta la mia denuncia fatta contro Duisenberg. Io ho diritto di pretendere l'accertamento della proprietà dell'euro all'atto dell'emissione. E se non si dice di chi è la proprietà, non si può dire chi è creditore e chi è debitore. Quindi viene meno la certezza del diritto, questo lo capisce pure un bambino. E se il magistrato fa orecchi da mercante e fa finta di non capire, deve cambiare mestiere, perché io posso accettare fino a un certo punto l'errore o la valutazione sbagliata di una sentenza, ma quando io ti dico che la moneta va dichiarata di proprietà, voglia a parlare il teorico della moneta che dice: ma il moneta è il nulla, il nichilismo monetario. Ma se fosse vera la teoria del nichilismo monetario, per noi dovrebbe essere indifferente avere denaro in tasca o non averlo, e dovremmo mettere in libertà tutti i ladri di denaro, perché avrebbero rubato nulla. Allora dobbiamo cominciare a capire che ormai qua il discorso non è più un discorso di una teoria astratta, utopistica. No, qua si tratta di porre il vero problema: o morire o sopravvivere. Noi siamo tutti sulla stessa barca, o ci salviamo tutti o andiamo tutti a fondo. Ormai noi siamo alla vigilia di un terremoto monetario, lo sentiamo che ogni giorno di più aumenta il malessere, aumenta la incertezza, migliaia di famiglie sono state messe sulla strada con i licenziamenti alla Fiat. Perché? Perché il grande usuraio ha detto: io voglio che tu mi restituisca i soldi che ti ho prestato. Allora dobbiamo dire al grande usuraio: il tuo prestito è una truffa, perché tu ci hai addebitato i soldi nostri, cioè i soldi che devono essere accreditati. Ecco perché sul CIMEC le tre parole proprietà del portatore hanno fatto storcere il muso. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, professor Aurelio. Mi dica. Io mi chiamo Camillo Bevilacqua, ho parlato con voi 3 anni fa all'incirca, riguardando tutti questi problemi che lei sta riproponendo questa sera, ed è giusto, sicuramente sì. Grazie. Io ho una sola domanda da fare. Sì. Se è vero che quanto affermate è vero, io sono convinto che è vero, perché ci metterei la mano sul fuoco. Allora questi giuridici, questa la magistratura, che cosa sta a fare? Sta a guardare che cosa? Cosa sta aspettando? Ecco, dovrebbero cambiare mestiere, perché questi errori di questa portata non si possono tollerare. Professore, perdonatemi un attimo. Prego. Vorrei aggiungere qualcosa. Siccome io sto vivendo la cosa in prima persona, a me le banche mi hanno succhiato l'anima, il sangue, il midollo, mi hanno distrutto.
e mi hanno rubato da quando sono nato ad oggi e mi stanno rubando ancora. Io voglio sapere, ma esiste una legge affinché questo si possa fermare, affinché la vostra teoria possa impostarsi e possa aver ragione in qualche modo? Sì. Io dico di sì. Certo. Facciamo c'è il codice penale che parla di truffa. Facciamo in modo che questo avvenga, professore? Certo. Il mio nome è Camillo Bevilacqua, di Ventella, provincia di Chieri. Io vi scrissi anche una lettera per la partecipazione a quell'associazione famosa di... adesso non mi viene, perdonatemi, che volevamo fare. Volevate fare voi insieme a chi collaborava, chiaramente. Professore, sono molto grato e vi ringrazio. Grazie. Dunque, guarda... chiaramente, ma vorrei che qualcuno... Non sono il CIMEX, che senz'altro è un'idea fantastica, illuminante proprio. Oramai il CIMEX deve essere la seconda moneta che deve circolare insieme all'euro. Perché? Perché anche se l'euro è una truffa, è sangue avvelenato. Il sangue, anche se avvelenato, noi non lo possiamo togliere di colpo dal corpo vivente, se no crei un cadavere, non è che puoi levare, meglio avere sangue avvelenato che non averlo affatto. Questo in Argentina se ne è avuta la prova, perché quando si è tolto avremmo una funzione antidoto, certo, però noi dobbiamo cambiare il sangue lentamente, gradualmente, con prudenza, col senso della misura, con la doppia circolazione. Dobbiamo fare la doppia circolazione dell'euro e del CIMEC, in modo che la moneta pulita gradualmente può sostituire la moneta sporca, perché siccome la moneta è come il sangue del mercato, il sangue non si può togliere di colpo, se no ammazzi il sistema, come è avvenuto in Argentina. In Argentina noi abbiamo avuto il dramma di bambini che muoiono di fame, non perché si è avuto una crisi così, no, perché si è prosciugato il mercato della moneta, perché le banche hanno detto tu mi devi restituire i soldi che ti ho prestato, come oggi stanno ripetendo con la Fiat e stanno ripetendo in Europa. L'Europa sarà messa nella stessa condizione dell'Argentina, perché le banche centrali chiedono l'istituzione di un debito non dovuto, perché il debito è il risultato di una truffa, hanno trasformato la proprietà in debito. Quando la moneta era d'oro, chi trovava la pepita d'oro se ne appropriava senza indebitarsi con la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca centrale, al posto della pepita un pezzo di carta e al posto della proprietà il debito. Ecco perché noi parliamo di truffa. Quando noi abbiamo parlato di truffa, due sono le cose: o io dico la verità e i truffatori devono andare in galera e i magistrati devono fare il loro dovere, perché i magistrati hanno il dovere di fare giustizia, e io sul notorio l'ho dimostrato che c'è la truffa. Quindi non è che c'è bisogno di fare accertamenti, no, il notorio ha valore per il solo fatto che è tale, tutti lo sanno, che oggi la riserva è stata abolita. Quindi la moneta non è più di proprietà della banca, perché la banca dice la moneta è mia perché la riserva è mia. Quando si presentava il cittadino con la banconota di carta, poteva richiesta cambiare la banconota in oro, perché c'era la riserva. Abolita la riserva, la banca che ha fatto? Ha seguitato a considerarsi proprietaria della moneta, pur senza riserva, e questa è truffa. Quindi che cosa aspetta la banca? Il compenso è dovuto alla tipografia, hai stampato la carta, quanto costa la carta di chiostro? Quello aspetta la banca, il resto è nostro, non è della banca. Quindi questo lo devono capire i sindacati della Fiat, se no è inutile che perdono tempo a fare le chiacchiere. Non si fa lo sciopero degli operai, si fa lo sciopero dei debitori, e i grandi debitori sono le grandi aziende che danno linfa vitale, lavoro al popolo. Poi, perdonatemi, io vorrei fare una piccola precisazione al riguardo. Sì. Voi dite che i produttori, coloro che hanno le fabbriche, sono coloro i quali... Però io dico, che chi ci va di... Che? Chi ci va di me? Guardi... Indipendente...
mi lasci finire, per sì. Indipendentemente dall'operaio, indipendentemente da quello che era il piccolo commerciante, indipendentemente da quello che era il povero cittadino, trovatosi costretto, suo malgrado, a dover chiedere un prestito, un mutuo, via dicendo, che però non ce la fa più, prima con le lire, adesso con l'euro, e che le banche, grazie alla Banca Italia chiaramente, se è vero che questo che noi, quando dite, ed è vero, e sicuramente io sono convinto. Ecco, guardi, la prego di stringere, perché poi ci sono altre telefonate. Sto stringendo e confermo questo, che qua, la vostra teoria è vera. Allora io dico, le istituzioni che stanno a fare, la magistratura che sta a fare, aspettano che la gente muoia prima e poi si ribellano dalle donne. Bravo, bravo, sono d'accordo, sono d'accordo. Se io sono creditore, se io attualmente sono debitore, mio perché malgrado, sei un truffato, mio malgrado, certo. Allora come faccio a ridiventare, a riappropriarmi di quello che è la mia quota? Devono concedere prima di tutto la moratoria dei debiti, sospendere la riscossione dei debiti a richiesta di parte, primo punto. Secondo, una volta che noi abbiamo avuto, dopo la guerra, il Ministero per il risarcimento dei danni di guerra, noi abbiamo proposto nel congresso a Guardia Grele, che si è venuto il 13 di settembre scorso, abbiamo proposto il Ministero per il risarcimento dei danni da usura, che sono molto maggiori dei danni di guerra, perché riguardano la totalità dei cittadini e la totalità della moneta messa in circolazione. Quindi è inutile che noi parliamo del dettaglio quando ci sono i grossi argomenti. Però, malgrado questo, noi dobbiamo fare un passaggio dalla moneta sporca a quella pulita con una certa gradualità. Ecco perché il sangue pulito lo devo mischiare a quello sporco per sostituirlo gradualmente e migliorare il sistema. Ecco perché abbiamo messo in circolazione il CIMEC. Il CIMEC è stata una necessità. Io sono di Guardia Grele. Io vi ho sempre sostenuto, conosco Guardia Grele, conosco Chiesa, ecco. Magari vi conosco. E poi voglio dirvi una cosa. Guardia Grele è uno dei paesi in Italia dove c'è stata la più alta percentuale di suicidi, e il suicidio è il segno della dignità di chi non tollera di essere umiliato perché non ha rispettato le scadenze di pagamento ed è venuto meno alla parola data. Questo è segno di nobiltà, è segno di gente che si sente moralmente integra. E allora preferisce all'umiliazione il suicidio. Questo è stato profetizzato a Fatima, quando la Madonna di Fatima ha detto: verrà il giorno in cui i vivi invidieranno i morti. Il suicidio da insolvenza è la prova che la grande usura ha realizzato questa profezia che riguarda il momento satanico dei tempi che stiamo vivendo. Ecco perché noi ci dobbiamo porre il problema fondamentale. Quando si parla, io ho detto, ricordo le parole del Pater Nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane va dato, non è che va prestato. E il pane può essere preteso dal cittadino quando il cittadino ha la proprietà della sua moneta. Perché quando io ho dato al cittadino la sua quota di moneta, che è creata per convenzione, quindi al costo tipografico per pura convenzione, come oggi fa la Banca Centrale. La Banca Centrale non è che c'ha l'oro, niente. Allora è la prova che la moneta ha valore per il solo fatto che noi l'accettiamo. Questo vuol dire che di costo nullo, e con tutto ciò i grandi usurai ce la fanno sospirare a contagocce ci danno i soldi nostri, che abbiamo il diritto di avere la proprietà. Ecco perché ci vuole la rivoluzione monetaria. Domani mattina facciamolo, professor Aurito, posso interrompervi un attimo? Come? Prego. Posso interrompervi un attimo? Sì.
Mi avete sentito, benissimo. Io vi guardo, vi ascolto pure e addirittura conosco anche il linguaggio labiale. Grazie. Motivo per cui vi seguo da tanto. Grazie allora, molto. Allora, se questo è vero. Ecco. È sicuramente vero, la vostra teoria, lungi da me se io mai dovessi metterla in dubbio. Noi dobbiamo capire che ormai ci troviamo al momento delle... Ah, io ho ricevuto una lettera da una signora. Professor, la guarda... facetemi finire. Sì, dimmi. Fatemi finire, perdonate il gergo. No, no, mi devi scusare perché pure io... Forse... Dimmi. Perdonate questa mia ignoranza. Se questo è vero, allora si deve vergognare Fazio. Certo. Si deve vergognare Ciampi, si deve vergognare chi prima di loro è quel toscano, il Fighino che si chiama, non mi viene. Però io posso anche dire che io posso accettare la buona fede a una condizione. Va però. Bene, che buona fede, professor. Momento, tu mi fai finire parlare, io non ti ho interrotto. È vero, è vero. E allora, per cortesia, tu mi devi far finire di rispondere. Certo. Io posso accettare... sai che mi disse Ettore Torri? Dice, professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato. Però è stato sempre così. Ho detto, guarda che la continuazione del reato è un aggravante, non è un esimente della responsabilità, prima cosa. Secondo, dopo che io ho fatto la denuncia, io posso ammettere fino al momento della denuncia la buona fede. Da quel momento in poi tu lo sai. Però il sangue... tu non lo puoi di colpo abolire, ecco il punto. Tu a una persona che ha il sangue malato, non è che dici io te levo tutto il sangue, l'ammazzi subito come è successo in Argentina. Ecco il motivo per cui questi governatori delle banche centrali europee hanno, non dico la prova della buona, ma una certa giustificazione, perché non si poteva eliminare di colpo il sangue, anche se era malato, dalla truffa, perché la moneta è il sangue del mercato, non si voleva. Allora io che cosa dico? Benissimo, volete essere rispettati? Due cose vi chiedo. Primo, la moratoria dei debiti, cioè il rinviare a richiesta di parte il pagamento. Seconda cosa, io chiedo che sia dichiarata la moneta di proprietà dei cittadini. Punto fondamentale. Quando mi avete detto queste due cose, si comincia a mettere in circolazione una seconda moneta pulita insieme a quella sporca. Allora il sangue malato piano piano viene sostituito dal sangue pulito. Allora ci vuole una fase intermedia. Quando io ti ho dimostrato che questo lo puoi fare, se non lo fai, vuol dire che tu non sei più in buona fede. Come è successo per Duisenberg? Perché Duisenberg, in data 16 aprile del 2001, io gli ho notificato una diffida. Gli ho detto, guarda, nella mia qualità di segretario nazionale del sindacato antiusura SAUS, io ti diffido ad astenerti dall'emettere l'euro se non dici di chi è la proprietà all'atto dell'emissione. Quello non l'ha detto perché? Perché se l'è voluta fregare, rubare la moneta, come hanno fatto da prima anche tutte le banche centrali, perché hanno rubato all'atto dell'emissione, perché hanno addebitato quello che dovevano accreditare. Io parlo dell'origine. Poi gli ultimi hanno ereditato il sangue malato, anche se io ho dimostrato, come mi ha riconosciuto Ettore Torri della Procura della Repubblica di Roma, che io ho dimostrato l'elemento materiale del reato, dice manca il dolo perché non puoi levare il sangue di colpo, è lo stato di necessità che si impone di fare una fase di transizione dalla moneta sporca alla moneta pulita. Però questo con Duisenberg non vale questo ragionamento, perché io prima dell'emissione dell'euro io l'ho diffidato, tu non puoi emettere l'euro perché... Il trattato di Maastricht non dice di chi è la proprietà dell'euro. Il trattato di Maastricht non autorizza il signoraggio sull'euro, come invece ha affermato Duisenberg parlando con Tremonti. Il merito di Tremonti è quello di aver messo il dito sulla piaga, magari senza accorgere, perché ha costretto Duisenberg a dire bada che il signoraggio sulla moneta è mio. Sai che vuol dire signoraggio? Signoraggio è... Non lo so. Il dominio sulla moneta, emettere la moneta prestandola. Ora noi abbiamo detto, tutti possono prestare denaro, tranne chi lo emette,
Perché chi crea il valore non è chi lo stampa o chi lo emette, ma chi l'accetta. Quindi tu a chi l'accetta lo devi accreditare, non addebitare. Ecco la truffa, perché tu addebiti e questi hanno seguitato ad addebitare. Tu sei un tipografo ormai, perché non hai la riserva. Quindi senza riserva la moneta ha valore per convenzione, non perché tu hai la riserva d'oro, come era all'origine. Quando è stata fatta la Banca d'Italia nel 1910, c'era ancora il principio della convertibilità, dopo è stato abolito completamente da tutte le banche centrali. E allora noi dobbiamo smetterla di considerarci mezze tacche. Noi siamo ridotti al livello, come giustamente hai detto, la banca pretende il pagamento di un debito. Io ti dimostro che tu non ce l'hai questo credito, perché? Perché non si sa che la moneta è mia. Allora come fai? Ecco il concetto. Professor, perdonate, ma allora dovrebbe essere il contrario. Se la banca non ha un debito, quello è un credito con me. Cioè, Credito che è un debito rovesciato. Noi professore, non vi rubo altro tempo. Comunque volevo fare una piccola precisazione. Se è vero ed è vero, e io ci metto la mano sul fuoco, sì, allora fatevi promotore di questo più che ne state facendo. E poi un'altra cosa, equitateci. E noi siamo con voi. Grazie. Però un'altra cosa, professor, è inutile che poi la banca o Ciampi o Fazio o chi per lui o Duesenberg o tutte quelle banche oppure quel signore, quel magistrato di Roma che lui, che voi da 3 anni ne parlate, non si è mosso mica, nonostante voi avete detto, sì, denuncia scritta, voi avete fatto un... Ma addirittura il tribunale ieri mi ha messo sotto processo a me. Io sto sotto processo perché ho messo in circolazione i SIMEC. Ma professore, insomma, a un certo punto. Ma figuratevi se non so questo. Allora la legge, la magistratura esiste o no in Italia? Io ho proposto, vedete, siccome malgrado lo scandalosa notorietà di quello che noi abbiamo denunciato, nessuno mai lo ha detto prima. Noi da 308 anni siamo truffati da un sistema bancario. La truffa è nata con la Banca d'Inghilterra nel 1694, 308 anni. Allora la gente è abituata ormai a considerare la moneta di proprietà della banca, perché da sempre è stato così. Ma noi abbiamo dimostrato che credo che siamo noi. La prova, se prendi un governatore, lo metti a stampare monete in un'isola deserta, non nasce il valore perché manca la gente. Questa è la prova che chi crea il valore della moneta non è chi la stampa, ma chi l'accetta. Quindi va accreditata e non addebitata la moneta, in sintesi. Quindi come la mettiamo, noi abbiamo ragione da vendere. E ormai però la gente si è cominciata a rendere conto di questa drammatica verità. Se noi non leghiamo... È una triste verità, non solo drammatica, drammatica, triste verità. Triste verità, clamorosa verità. Grazie, io la prego di... Buonasera a voi, professore. Bene, grazie. Che io la seguo sempre, però io vorrei che ci fossero degli fatti e degli avvenimenti, che la cosa si mettesse in moto. Lei già lo ha detto. Ecco, la prego di non ripetere cose che ha detto, perché abbiamo un po' il tempo limitato, ci sono altre telefonate in arrivo, quindi la pregherei di per il momento, poi ci risentiremo in un'altra serata. Buona grazie. Serata. Grazie. Ecco qui, quindi vedete come queste telefonate sono il segno della consapevolezza che ormai nasce. A me come è stato rimproverato, dice, ma tu perché non fai qualcosa di più? Ma io più di quello che faccio non posso fare. Noi adesso abbiamo preparato addirittura il SIMEC d'argento e il SIMEC d'oro, perché quando tu gli metti in mano alla gente un pezzetto d'oro, un pezzetto d'argento, la gente capisce che cosa vuol dire proprietà del portatore. Ecco, e poi io, mentre prima di venire... Pronto? C'è qualche interferenza, qualche disturbo, perché
si vede che questa televisione, questa trasmissione dà fastidio a qualche a qualche contestatore, allora disturba facendo delle telefonate e poi senza risposta. Comunque voglio mettere in evidenza una cosa che ormai noi dobbiamo mettere. Pronto? Guardi il professore. Avanti, parla. Daccelo da Ari. Prego. Volevo chiedere, lei ha giustamente detto che la riserva aurea è stata abolita con la fine degli accordi di Bretton Woods, ma tutto l'oro che costituiva questa riserva nelle banche centrali, che fine ha fatto? Grazie, buonasera. Grazie. Il problema non è quello che fine ha fatto, perché sì, praticamente è capitale delle società anonime. Le società anonime, il capitale è di proprietà del pacchetto di maggioranza. Adesso ci sono per esempio le banche svizzere che hanno deciso di vendere l'oro, perché l'oro non serve per dare valore alla moneta, perché la riserva non serve. E allora ecco che noi abbiamo proposto di creare il CIMEC d'oro e d'argento, e lo stiamo promuovendo, in modo da mettere in mano al portatore valore intrinseco più valore indotto, perché fino ad oggi questi due elementi sono stati divisi. Pronto? 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 Sì. Sono Marco, da Teramo. Prego. Volevo sapere, ma se tutta questa moneta noi la diamo a credito, ma poi non sarà l'inflazione? Grazie. Il problema dell'inflazione è un falso problema. Il vero, e questo l'ha detto anche Ezra Pound, il vero problema è quello di incrementare di pari passo la produzione e la moneta. Quindi non è la quantità di moneta solamente, ma è insieme la moneta. Per esempio, se ho una penna e una lira, io posso vendere sul mercato la penna a lire una, perché c'è. Se io devo mettere la seconda penna sul mercato, devo mettere la seconda lira. E allora la quantità di moneta che sta in circolazione va considerata in rapporto all'aumento del prodotto interno lordo, cosiddetto, il PIL. Mentre che cosa avviene? Oggi si misura il potere d'acquisto della moneta misurando solamente il rapporto con la moneta stessa, perché le spinte inflazionistiche o deflazionistiche sono programmate dai vertici delle banche centrali. Perché, faccio per un esempio, la quotazione dei prodotti agricoli è fatta ai vertici dei grandi mercati. Pronto? Pronto, professore, buonasera. Dimmi. Io sono un agricoltore che chiamo dalla provincia di Campobasso. Senti, sì. Io vorrei sapere una cosa, a me mi servirebbe un prestito, dove bisogna rivolgere? Quale banca? Guarda, su questo io ti dico solamente una cosa, che il prestito, quando tu hai bisogno di soldi, quello è il momento che la banca non li dà, tu li dà alla banca a chi non ha bisogno, perché vuole avere la sicurezza di essere, di avere la restituzione. Pronto? E quindi quando uno dà quella sicurezza vuol dire che di soldi ce ne ha tanti, che non ne ha bisogno. Ecco perché noi stiamo promuovendo la distribuzione del reddito di cittadinanza, non come prestito, ma come accredito. Io adesso ho proposto, proprio l'altro giorno ho avuto un colloquio con il sindaco di Guardiagrele. Al sindaco di Guardiagrele ho detto, noi abbiamo fatto la moneta, il CIMEC, adesso produrremo, emetteremo anche il CIMEC con valore intrinseco, quindi oro e argento vogliamo fare. Quando noi abbiamo fatto questa moneta va data una a ogni cittadino guardiese o a ogni famiglia. Perché? Perché finalmente diamo attuazione al secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione. Non è però è l'inizio. Finalmente io ti do reddito di cittadinanza perché la moneta è proprietà del cittadino. È un esempio. Allora ho detto al sindaco, guarda che noi possiamo fare un gesto richiamando l'attenzione del Senato e della Camera, perché i senatori e i deputati se ne sono
disinteressati totalmente dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione, che parla dell'accesso alla proprietà per tutti. Cioè, ne dobbiamo creare a norma di Costituzione un diritto della persona con contenuto patrimoniale, e questo lo possiamo fare con la moneta. Ecco la ragione per cui il nostro scopo non è quello di prestare, ma di dare la di accreditare, di assegnare la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Naturalmente è un programma questo incompatibile con questo sistema, perché questo sistema vive solamente con la regola dei grandi usurai. Si stampa e si presta all'atto dell'emissione, a chi ne crea il valore, cioè a chi dovrebbe essere il proprietario della moneta, che la proprietà, qualunque bene, deve essere di chi lo crea. Chi crea quello della moneta è chi l'accetta, non chi lo stampa. Mentre oggi viene considerata ancora proprietà di chi emette la moneta. Dobbiamo raddrizzare questo rovesciamento. No, no. Prego. Professore, buonasera. Senta, io le volevo chiedere una cosa. Perché, se non sbaglio, c'è scritto pure sul codice civile, un credito liquido ed esigibile genera interessi... Parli più piano, che io non ho capito. Volevo chiedere, perché se io presto una somma di denaro, cioè sì, ho un credito liquido ed esigibile, per il solo fatto di avere questo credito produce interessi che poi possono essere 2,5 o 2,7? Cioè, perché? Grazie. Buonasera, dunque, grazie. Dunque, guardi, il prestito di denaro è come l'affitto di una casa. Tutti possono prestare, tranne chi emette moneta. Questo è il punto centrale. Altrimenti noi abbiamo la grande usura del signoraggio. Il signoraggio vuol dire che all'atto dell'emissione io stampo un pezzo di carta e lo emetto, mentre quando tu stampi il pezzo di carta va ripartito fra i cittadini all'atto dell'emissione. Ecco il reddito di cittadinanza di cui noi abbiamo parlato, che attua una norma costituzionale. Tutti possono prestare denaro, tranne chi lo emette. E il prestito va fatto secondo equità, secondo giustizia, cioè rispettando quei limiti stabiliti dalla buona regola del mercato. Poi un'altra caratteristica. Mentre per l'affitto di un appartamento la proprietà rimane nelle mani di chi affitta, vero, del proprietario, quando io affitto moneta, cioè presto denaro, la proprietà passa nelle mani del debitore, perché la moneta viene data con lo scopo di essere spesa, utilizzata per la spesa, quindi per essere ulteriormente trasferita nella proprietà ai terzi. Ecco il rischio che ha il prestito di denaro. Quindi la ringrazio del suo intervento, perché abbiamo avuto occasione di dire che possono prestare denaro tutti tranne chi lo emette. Bene. Noi abbiamo quasi chiuso l'orario che ci è stato assegnato dalla televisione, e quindi io, se non ci sono altri interventi, chiuderei per riprendere la trasmissione fra una settimana, la settimana entrante. Buonasera a tutti.